Mentre Giuseppe tenta di migliorare la connessione, io credo che voi comunque riusciate a sentirmi, sono io che sento male voi. Direi che faccio un salto all'esterno e così vedete un po' il panorama che ci circonda. Vediamo un po', peraltro siamo. Ecco qua, c'è un po', non c'è un po', c'è molto sole oggi. Adesso io vi sto facendo l'inquadratura che è controluce. Riuscite a sentirmi? Sì. Benissimo, ecco, purtroppo è in controluce, voi non vedrete molto. Adesso vediamo, comunque quella giù là, quella là che si vede ai piedi di quella parte bianca è la base italiana. Quindi oggi riusciamo a vedere anche la base, siamo molto vicini a loro. Purtroppo a quest'ora del giorno il sole sta calando, non calerà, non potrà salire e non ci permette di vedere il mondo. Quindi la vedete in controluce, la intuite. Adesso io provo a vedere se zoomando riesce a vedere un pochino meglio, ma io dall'immagine che ho sul telefono non si vede granché. Comunque diciamo dove c'è quella parte più bianca al centro. Giù in basso c'è la base italiana. Quello che volevo dirvi è che la base italiana, voi sapete benissimo, che è dedicata a Mario Zucchelli. Credo che tutti sappiate che Mario Zucchelli è stato un ex studente del vostro istituto, come peraltro lo sono stato io e come lo è anche Vice, che continuerò a chiamare così dai tempi della scuola, insomma, noi ci chiamavamo in questo modo. Ed è per me un motivo di orgoglio e di soddisfazione avervi voi oggi come ospiti e di fare, diciamo così, un collegamento speciale per voi. Oggi sostanzialmente sarò io a guidarvi all'interno della nave, cosa che generalmente fa il capo spedizione, ma siccome io sono il vostro tutor, ho preso in carico e vorrei farvi fare un bellissimo viaggio dall'Antartide. Quello che vedete alle mie spalle sono dei container. Adesso io rimpicciolisco l'immagine, altrimenti si vede soltanto un colore blu. Sono dei container che sono molto preziosi. Li abbiamo caricati dalla base, li stiamo portando in Italia e all'interno ci sono due tipi di oggetti. Il primo sono le attrezzature scientifiche che ormai sono state utilizzate e ritornano in Italia. Tenete presente che la base italiana è una base estiva, questa funziona solo d'estate antartico e chiuderà alle 10, quindi tra 3 giorni la base chiude e rimarrà deserta. Domattina noi alle 8:30 ce ne andremo per continuare le attività oceanografiche e faremo un saluto alla nave. È un momento molto commovente perché la nave fa dei suoni lunghi di sirena, dalla base rispondono e in più c'è una specie di giro che la nave fa proprio come saluto e omaggio alla base stessa. Adesso io provo a spostarmi, sperate che il collegamento non cada, perché sono all'esterno, dalla parte opposta, dove c'è un'altra figura molto interessante. Adesso io sono uscito un po' così, senza giacca e nient'altro, e soffro un po' di freddo, però per voi questo ed altro, come si dice, quello che vedete giù sullo sfondo, quello non è una semplice montagna, ma è un vulcano. Si chiama Melbourne, è il vulcano che è più vicino alla base, è un vulcano ancora attivo. Quello che vedete là sopra, forse si vede sempre male, non sono nuvolette, ma un piccolo pennacchio di fumo che ogni tanto c'è. Però a noi non fa paura, perché tutto sommato sbuffa, ma è molto tranquillo. Sempre sullo sfondo, illuminati dal sole, riuscite a vedere gli iceberg che in qualche modo in questa stagione viaggiano. Quello che vedete qui in questo momento, dove sono io, adesso ritorno dall'altra parte, tenete presente che d'inverno, scusate, all'inizio della stagione diventa una pista di atterraggio. Il pack è talmente compatto e spesso da far sì che gli aerei atterrino qui. Quindi gli aerei che portano il personale scusate un attimo. Pronto? Sì, ti sentiamo. Ok, scusate, ma è caduta la linea per un attimo e adesso cerchiamo di ripristinarla. Comunque mi sentite? Io sento bene anche voi.
Sì, sì, ti sentiamo bene adesso. Il video va leggermente a scatti, dunque c'è qualcun altro che deve entrare, lasciamo entrare. Sì, sì, ce l'ha detto prima, ok? Sta entrando qualcun altro che con la telecamera spenta. Perfetto. Joachim, mi dicevi, sì, no? Perfetto. Quindi, ok. Sì, sì, sì. Bene. Siete riusciti a vedere il vulcano e altre cose che vi ho raccontato, penso? Sì, sì, il vulcano l'abbiamo visto. Le nuvolette sopra, bene, no, perché non era abbastanza la definizione, ma l'immagine c'era, insomma. No, ma infatti, ripeto, il punto è che sono così lontani. Adesso io riprovo a farvelo vedere, eventualmente, zoomando un pochino. Adesso devo sempre aprire la porta per poter far sì che, insomma, le onde arrivino. Poi la nave si sta girando, ci fa questi scherzi. Eccolo là. Questo è il vulcano e quello che si vede lì sopra è un piccolo pennacchio che di solito c'è. Adesso ritorno dentro perché è stato fresco. L'altra cosa che volevo farvi vedere invece è, siamo sempre contro luce, è quella sfera che vedete lì sopra, l'antenna parabolica che ci consente di comunicare con voi. Ecco, torno all'interno, c'è una situazione meno rumorosa e ci siamo qui. Poi tra un po' parleremo con il capo spedizione e poi io non so se ci sia già l'altra scuola collegata con noi. Forse vedo, l'altra scuola è collegata, mi senti? L'altra scuola ho visto che sono collegati, sì. E c'è una qualche classe che è arrivata, penso, nell'Aula Magna. Quindi non so se deve arrivare qualcun altro. Perfetto. Guardo se in chat se mi scrivono qualche cosa, ma non mi hanno detto che prima ci sentivano, quindi non ti vedo per sentirci anche loro. Benissimo, io in questo momento vi sento benissimo, tutto funziona bene, insomma. Magari se mi vuoi raccontare... o anche l'altra classe, l'altra scuola, se vuole raccontare, diciamo così, chi sono, cosa fanno, mentre aspettiamo di partire proprio ufficialmente, insomma. Che classi sono? Quante classi hai, dice? 6, 7, siamo circa 200, quelli che sono qua, per cui sì, siamo in tanti, insomma. Perché una parte dell'immagine dovrebbe arrivare, non so se riusciamo a inquadrarli tutti, perché ci vuole un grand'angolo ancora più grande, però insomma siamo abbastanza. No, ma... Ok, quindi non siamo alla capienza piena perché non si può a causa Covid, ma qualcuno ce l'abbiamo, insomma. Sì, sì, ho visto. La sala è un sacco di studenti, insomma. Volevi che ti facessi... Bene. Ti faccio una domanda veloce io. Se quanti megabit andiamo oggi rispetto a ieri? Visto che stiamo facendo le prove tecniche, lo sai, te l'hanno detto? Sì. Adesso ti faccio vedere una connessione che ai ragazzi farà sorridere, perché chiaramente... lo vediamo lì. Adesso provo a. Sono 3 megabit, insomma, penso che è una cosa che non permette neanche arrivo. Provo a selezionare per vedere cosa sto inquadrando, semplicemente per questo. Sì, ma hai già detto l'uno, sono 3 megabit per una DSL che va piano, ma per voi è già miracolo che funzioni così tutte le volte, insomma. Sì, sì, anche perché il punto fondamentale è questo. Le bande satellitari sono occupate anche da altri tipi di trasmissione e poi hanno dei costi che cominciano a diventare molto rilevanti. E quindi alla fine si cerca di fare, diciamo così, un compromesso tra connessione e costi del collegamento. Quello che volevo farvi notare, ragazzi, è che queste due curve, adesso non so se riuscite a vederla, una è questa qua più bassa, che è rossa, e quell'altra è blu. Quella rossa è il traffico in uscita, cioè è quello che in qualche modo porta la mia voce a voi. Quella blu, al contrario, è quella in ingresso, che porta quello che sta dicendo Dice in questo momento e porta le vostre immagini. Se queste due quantità sono invertite, o meglio, è più il segnale che esce di quello che entra, significa che voi sentite molto bene me, ma io non sento niente di quello che viene detto e non vedo le vostre immagini. Quindi... prima l'informatico ha dovuto fare una cosa del genere, ha dovuto chiudere in modo tale che queste proporzioni siano stabilite. Peraltro è proprio il principio su cui funziona la DSL, cioè una comunicazione asimmetrica. Voi sapete che a casa, se non avete
il telefonino, eccetera, con la DSL e più il traffico che scaricate, quindi avete una banda di ingresso più alta di quella che esce. Allora, quando si invertono queste cose, noi purtroppo soffriamo e cominciamo ad avere, diciamo così, una comunicazione a scatti, insomma. Poi, mentre aspettiamo, io ho anche una piccola sorpresa per voi. Ho visto che adesso sentiamo se l'altra scuola ci segue, ci sente. Sì, vedo che Matteo Vascotto ci sente. Peraltro chiedevo a Matteo, io chiamo così perché non so il nome dell'altra scuola, di dove sono e quale tipo di scuola è, perché purtroppo abbiamo avuto delle difficoltà per avere la comunicazione. Io, buongiorno. L'Istituto Corni, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, sono l'insegnante referente del progetto del nostro liceo, noi siamo di Trieste. Ah, allora stasera, diciamo così, giocate parzialmente in casa, eh? Perché diciamo così. Sì. Sì. Ci sono tanti ricercatori diciamo così. Di qua. Sì. Giocate in casa, diciamo, sono due scuole che hanno, diciamo, delle ottime entrature all'interno della nave. Il Corni, le ripeto come avete sentito, perché io sono un ex studente e perché il Corni in qualche modo ci ha studiato Zucchelli, che in qualche modo ha dato un contributo all'Antartide, mentre la scuola in qualche misura ha un gruppo notevole di ricercatori triestini e anche il comandante sarà di Trieste. E quindi in qualche modo, diciamo, tutte e due giochiamo sostanzialmente in casa. E stavo guardando, non ci sono ancora né il capo spedizione né, diciamo così, il coordinatore scientifico. Allora io intanto chiedo scusa, il liceo è un liceo scientifico, immagino, di Trieste. Un liceo scientifico con lingua di insegnamento slovena. Siamo un liceo scientifico, scienze applicate. Abbiamo due classi, due seconde, presenti in aula. Perfetto. A seguire il collegamento. Abbiamo già preparato. Benissimo. Delle domande, allora, mandate qualche giorno fa, come ci era stato detto. Sì, benissimo, avete fatto benissimo. L'idea di inviare le domande scritte in precedenza non è perché noi così ci prepariamo e sappiamo rispondere nel migliore dei modi. È semplicemente dovuto al fatto che a volte capita, come dicevo prima, che le voci delle classi non arrivino. Le classi riescono a vedere, riescono a seguire, ma non c'è la possibilità di avere un'interazione perché noi non riusciamo letteralmente a sentire quello che ci viene chiesto. Allora, in modo preventivo, noi chiediamo di mandare per iscritto in precedenza le domande, di modo che noi siamo in grado di poter rispondere a prescindere dalla carenza del collegamento. Quindi, diciamo, hanno questo scopo. Invito i ragazzi e gli insegnanti a fare domande, diciamo così, a ruota libera, quindi non ci sono problemi. Poi chiaramente le domande verranno smistate a chi potrà dare la risposta più pertinente e migliore. Peraltro, io ripeto, sto sempre facendo un po' da intrattenitore prima di partire ufficialmente con la presentazione. E ne approfitto per presentare un progetto, che è un progetto pilota, che è stato fatto con l'Istituto Corni, che era quello di cominciare a fare non soltanto delle videoconferenze, ma anche di prendere a bordo dei piccoli esperimenti. In questo caso mi avvicino a questo computer che è spento in realtà, ma è soltanto lo schermo, dovrebbe essere soltanto lo schermo chiuso, poi chiaramente c'è la password che io non ricordo, chiedo al collega di potermi collegare, l'ho acceso prima ma lui adesso proverà a collegarsi. E quindi vi facciamo vedere quello che è l'esperimento di cui vi parlavo. Ed è una cosa sostanzialmente molto interessante perché potrebbe essere l'apripista per altri interventi in futuro di questo tipo. Adesso io non so se i ragazzi del Corni o qualcuno del Corni riesce in qualche misura a vedere cosa c'è. Vediamo un po' se riusciamo. Eccoci qua, io adesso ho perso per un attimo quello che sto riprendendo, eccolo qui. E purtroppo ogni tanto io ho il telefonino per dare un attimo dinamicità al collegamento. Quindi qui quello che vedete, credo che voi lo riconosciate,
Quindi il programma si è riuscito a farlo partire, dico bene, quindi funziona. Sì, diciamo di sì, mancava qualche libreria, qualche DLL, ma alla fine le abbiamo scaricate, e però diciamo sono ancora un po' in ritardo nel mandare i dati. Va bene, io quello quando che arrivano vedevo li adesso... facciamo lavorare i nostri studenti, tu li raccogli, quindi quelli vediamo sì. Che ci salta fuori, quelli sono dati in tempo reale. Quello che vedete la tempo... Sì, sì, molto probabilmente adesso si è sconnesso perché il computer è andato un attimo fermo, però quello che era interessante vedere è che la temperatura all'esterno è di meno 0.40, insomma. E, miracolo, dietro la tenda, adesso noi tiriamo la tenda come nei migliori spettacoli, come sorpresa, sempre con questo sole che in qualche modo ci impedisce di vedere, abbiamo il sistema, il vostro sistema che avete sviluppato di misure di temperatura. I vetri, come vedete, non sono particolarmente puliti perché la salsedine in qualche misura li rende diafani, però insomma, poi magari andando all'esterno riusciremo a vedere meglio, insomma. Ecco, io direi che intanto io comincio a raccontarvi qualcosa e se ci sono delle domande non abbiate dubbi o timori di rispondermi, insomma. Che noi utilizziamo il bordo della nave. Il sistema di navigazione è stato sviluppato da Enea, è un sistema custom, quindi che si adatta alle esigenze degli utenti sulla nave, è un sistema che è tutto basato su open source, quindi non c'è una riga di codice che in qualche modo sia su licenza e fondamentalmente serve, assolve diverse funzioni. Prima di farvi vedere il sistema vorrei presentare me stesso. Io mi chiamo Stefano Feriani, adesso provo a dare il telefono al collega che mi riprende in modo tale che io abbia più agio di raccontarvi le cose. Un attimo che giro la telecamera, in questo momento mi dicono che sono ripreso. E quindi diciamo, io a bordo sono il responsabile del laboratorio di navigazione. Che cosa fa il laboratorio di navigazione? Il laboratorio di navigazione raccoglie e rende disponibili agli attori che ci sono le navi tutta una serie di informazioni. Le informazioni innanzitutto le dà al capo spedizione per poter pianificare quelle che sono le attività future. Pianificare su una nave, magari ve lo dirà meglio lui, è complicato perché deve fare coesistere le condizioni climatiche, le condizioni del mare e quelle che sono le attività scientifiche. E quindi lui ha la necessità di avere un quadro completo per poter fare nel migliore dei modi questo lavoro. Dà delle informazioni al comandante perché deve sapere dove sono i ghiacci e quindi deve trovare la rotta migliore per raggiungere gli obiettivi. In più dà anche delle informazioni ai ricercatori che devono sapere in quel momento dove si trovano e quanto manca a, diciamo, a entrare in azione. Io adesso vi faccio vedere alcune schermate di questo sistema che, ripeto, è un sistema sviluppato interamente da Enea. Io sono stato il maggior contributore, il maggior designer di questo sistema che si chiama MyWay e adesso pian piano vi faccio vedere le schermate. Io comincio da questa che è la mappa. Questa è una cosa che vi fa vedere sostanzialmente la traccia della nave che noi abbiamo fatto. Questa è la Nuova Zelanda, l'isola del sud della Nuova Zelanda, da dove noi partiamo, attraversiamo l'Oceano del Sud, questa è la traccia rossa che la nave ha fatto, e arriviamo in questa zona qui. Questa parte è il mare di Ross, dove noi operiamo e dove c'è la base italiana. Se noi ingrandiamo, riusciamo a vedere in dettaglio, adesso cerchiamo di vedere un po' meglio, tutte queste specie di ragnatele, di queste linee rosse che attraversano lo schermo, sono le tracce che la nave ha fatto in quest'area. Per esempio, tutta questa ragnatela molto fitta in queste aree colorate sono le attività che hanno fatto gli idrografi della Marina. Gli idrografi della Marina avevano lo scopo di rilevare il fondo marino per poter fare delle carte nautiche accurate. Come sapete, l'Antartide è un continente molto nuovo, non esplorato da molto tempo, e ci sono ancora molte zone che sono inesplorate anche dal punto di vista batimetrico, cioè da quanto è profondo il fondo marino. Queste attività sono delle attività che vengono fatte annualmente dalla Marina, questi rilievi, più tardi nei laboratori vedremo come vengono fatti, permettono appunto di fare una cartografia il più accurata possibile.
Questa che vedete qui, questa linea blu, è un'attività programmata per domani. Lungo questa linea verrà fatto un rilievo sismico, un rilievo che ci darà delle informazioni molto dettagliate, e più avanti sentiremo dai ricercatori, sul fondale marino, e dà delle informazioni per poter ricostruire e avere delle informazioni sulla tettonica. Quello che vediamo qua invece, ecco questa qui, se vedete in più in dettaglio, provo a ingrandire ancora, questa è la nave, la freccettina in qualche modo dà la direzione della prua, quest'altra freccettina blu sostanzialmente la direzione del vento, che a questo punto viene di lato dalla nave, e questa qui è la base Mario Zucchelli. Quello che vedevamo prima era il vulcano che sta in questa zona, e vedevamo questo bel promontorio dove appunto in qualche misura è collocata la nave. L'altra cosa che vi faccio vedere sono i ghiacci. Adesso io rimetto la cartina a posto, in qualche modo l'ho manipolata, e vi faccio vedere che questa mappa variopinta, come vedete, adesso pian piano la cartografia viene su, questa mappa colorata rappresenta ci indica la presenza di ghiaccio. C'è una scala colori e il colore viola rappresenta una compattezza del ghiaccio. Le informazioni riguardano la percentuale di superficie che è coperta dal ghiaccio. Non ci dicono che tipologia di ghiaccio sia, se è ghiaccio appena formato, se è ghiaccio dell'anno scorso, se è ghiaccio, io uso un termine improprio, ma fatemelo passare, duro, o se è un ghiaccio invece abbastanza facile che può essere in qualche modo rotto dalla nave. Come vedete, quest'anno c'è una particolarità. Davanti alla base, negli anni passati non c'era, c'è un forte accumulo di ghiaccio, e quindi in qualche modo ogni volta che noi dobbiamo andare in base, uscire, dobbiamo attraversare questa cintura che rallenta l'avanzamento della nave. Un'altra cosa che adesso vediamo assieme è quest'altra schermata. Quest'altra schermata è una schermata riassuntiva dei parametri della nave. Cominciando in alto a sinistra, noi vediamo quella che è la posizione attuale della nave, quindi le coordinate geografiche. Sotto danno delle indicazioni sulla velocità della nave, 6.8 nodi. Tenete presente che il nodo è un'unità di misura della velocità che, grosso modo, per capire il loro valore nelle nostre unità di misura, occorre moltiplicare grosso modo per 2. Sarebbe 1.8, ma facendo molto veloce il calcolo, raddoppiando 6.9 vuol dire che stiamo andando a 14 km all'ora. Leading è dove è rivolta la prua della nave. Questo qui invece è dove effettivamente va la nave, adesso non voglio diciamo così dilungarmi molto su questi parametri. Quello che vediamo invece da questa parte è il vento, la velocità del vento, la direzione del vento, e ci sono due parametri, uno è la velocità relativa e un altro è la velocità assoluta. La cosa che vi voglio far vedere è che in questo momento è segnata una temperatura di meno 3.5 che non coincide con quella dello strumento, per una ragione ovvia: lo strumento è appoggiato al riparo sopra il davanzale di un oblò, questa temperatura invece è misurata sopra il pennone della nave, quindi in una zona molto esposta. L'ultimo parametro molto interessante da vedere è il wind chill, che è un indicatore della temperatura percepita. La combinazione della temperatura atmosferica unita al vento, alla sua velocità, fa sì che un ricercatore che lavora all'esterna percepisca una temperatura di meno 11, quindi è molto rigida ed è abbastanza complesso e faticoso lavorare in queste condizioni. Io sto quasi finendo. Quello che vediamo qui invece sono dei grafici che in qualche modo mostrano l'andamento dei dati raccolti. Questo è un grafico che parte dal giorno della partenza, che è il 6 gennaio, e arriva fino ad oggi, e misura la velocità del vento. Una cosa molto interessante da notare è che qualche giorno fa c'è stato un vento che si chiama catabatico, e magari qualcuno vi racconterà che cosa vuol dire, che soffia dall'entroterra dell'Antartide verso il mare. Ha raggiunto una velocità molto elevata, 50 nodi, ovvero un vento di 100 km orari. Questo per esempio non ci ha permesso quel particolare giorno di fare attività di ricerca. Qui invece vediamo la temperatura. Come vedete, partiamo dai quasi 20 gradi dell'estate della Nuova Zelanda e man mano viaggiamo verso sud la temperatura diminuisce,
scende sotto lo zero e per tutta la durata della campagna quest'anno non è mai salita sopra lo zero, che è una cosa un po' particolare. Negli altri anni ogni tanto la linea in qualche modo superava il livello dello zero. Questa invece è la misura della radiazione solare, quindi quanta energia il sole manda sulla Terra. Chiaramente nelle giorni di nuvolosità questi picchi sono più bassi, nei giorni di sole pieno questi picchi sono più alti. Un'altra particolarità che potete notare, vedete che questo grafico in quest'area tocca lo zero, quindi vuol dire che qui c'è anche la notte dove non c'è la presenza del sole e quindi la radiazione solare si annulla, come vedete qua. Quando andiamo nel polo sud, ci avviciniamo, quando cioè non c'è più l'alternanza giorno-notte, vedete che la curva non tocca mai lo zero. Non tocca mai lo zero perché il sole non scende mai sotto l'orizzonte. Si abbassa, diminuisce l'intensità della radiazione che manda verso la Terra, perché ha un'inclinazione maggiore, ma non si annulla mai. Io ho finito, credo che gli ospiti siano già arrivati e pronti per essere intervistati. Chiudo con l'unica cosa, perché dobbiamo in qualche modo imbrogliare il comandante, perché tutte le volte vi dirà: sapete chi è Laura Basti? Allora voi sarete preparatissimi, prego, voi sarete preparatissimi dicendo che Laura Basti è la prima accademica d'Italia, è stata sostanzialmente la prima donna cui è stata. Oggi noi abbiamo una grande sorpresa perché la coordinatrice scientifica, eccola qua, adesso ve la presentiamo, loro si presenteranno da soli, è una donna. Quindi io lascio la parola a Riccardo, capo spedizione, e a Laura, che è la coordinatrice scientifica, che ci raccontano un po' cosa succede a bordo, cosa fate, come funziona la spedizione. Insomma, avete ruota libera, io lascio la parola a voi. Grazie mille Stefano, grazie mille a tutti voi, intanto un saluto, un benvenuto a bordo. Spero che ci sentiate bene, altrettanto di come avete sentito Stefano. Se ci date un ok, noi procediamo. Ok, allora io sono Riccardo, ovviamente visto che la coordinatrice è una donna, quindi non può essere così. Io sono Riccardo Scinotti, quindi capo missione. Come formazione sono ingegnere elettronico, ho fatto il dottorato in elettronica e poi le vicende della vita mi hanno portato a essere qui capo spedizione in Antartide. Allora, a me come sempre tocca la parte più noiosa, quella lì di presentazione dell'amministrazione, della burocrazia e come si fa a venire un po' in Antartide. Ve lo racconto rapidamente e poi lascerò la parola a Laura per tutta la parte di scienza. Allora, noi siamo qui per conto del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide, il PNRA. Non so se Stefano già vi ha fatto vedere la bandiera o se andate sulla sua telecamera la potete vedere inquadrata, eccola lì. Ed è un programma che si attua, che si istanzia ogni anno ed il finanziamento è del Ministero dell'Università della Ricerca. Questo programma, cioè che vuol dire che fa fare la ricerca italiana in Antartide, viene attuato per la parte logistica dall'ENEA e coordinato scientificamente dal CNR. Adesso qui a bordo, siamo a bordo della nave Laura Basti, che è di proprietà dell'istituto dell'OGS, che entra a far parte del sistema. E per venire quindi qui in Antartide, come poi dopo vi dirà meglio Laura, bisogna innanzitutto partecipare a un bando, vincere un progetto di ricerca se si è ricercatori, e poi il sistema e l'ENEA vi consentono di fare l'attuazione del vostro progetto qui. Quindi uno dei compiti che abbiamo è quello di far sì che i ricercatori possano fare ricerca. Io Riccardo, come capo spedizione, devo far sì che tutti i progetti a bordo della nave riescano a portare il 100% delle loro attività pianificate. E quindi devo organizzare tutta la parte della spedizione, sia di pianificazione di giro all'interno del Mare di Ross, per far sì che si incontrino tutti i punti di campionamento, tenendo conto del meteo, delle situazioni logistiche che dobbiamo tornare in base, oppure della situazione dei ghiacci. Quest'anno per inciso è stato molto complicato. Io spero di avervi dato un'infarinatura rapida, lascio la parola a Laura. Buonasera a tutti, io sono Laura Crispini, attualmente sono professore all'Università di Genova, sono laureata in scienze geologiche e anch'io ho fatto un dottorato ma in scienze geologiche.
e poi ho fatto varie borse di studio post-dottorato e poi sono entrata all'università come ricercatore e poi come professore. E lavoro in Antartide da diversi anni, e ho fatto diverse spedizioni, questa è l'ottava spedizione, e io ad esempio finora avevo lavorato, quindi ho lavorato studiando la geologia terrestre, e questa volta invece ho un progetto di ricerca con altri colleghi che praticamente mette insieme gli studi fatti sulla Terra, sulla superficie terrestre, e li vorrebbe correlare con quello che invece si vede sul fondale marino, le strutture che sono al di sotto del fondale. Perché si viene in Antartide, mi chiede il mio collega. Ce lo domandiamo, no? Immagino pure voi siete curiosi, insomma, perché si viene a fare ricerca? Perché veniamo a fare ricerca? E non da un'altra parte. Si va anche dalle altre parti, ma perché ci spingiamo anche, ovviamente, fare ricerca in luoghi vicino a dove abitiamo, nel nostro, ad esempio in Italia, è molto più semplice anche dal punto di vista della logistica, della preparazione dei ricercatori, dei viaggi, eccetera, eccetera. La cosa, come sapete, è che l'Antartide è un laboratorio naturale unico, perché è un ambiente ancora non completamente, ma quasi incontaminato, e dove c'è ancora molto da scoprire. Ci sono ancora tante cose da scoprire. Quindi c'è una parte ancora di esplorazione e una parte invece che riguarda proprio la ricerca di un qualcosa che non è stato ancora modificato dall'uomo e che quindi ci consente poi di fare dei confronti con quello che, ad esempio, l'evoluzione che sta avendo il nostro pianeta nelle zone invece in cui è stato modificato dall'uomo, e quindi possiamo comparare come l'uomo sta modificando, sta influenzando l'evoluzione del nostro pianeta. Inoltre l'Antartide appunto è stata scelta, e anche il Trattato Antartico va in questo senso, per fare ricerca, cioè per preservarla e per fare in modo che l'uomo cerchi di non attaccarla poi con costruzioni, con sfruttamenti minerari, eccetera. E diversi, quasi tutti gli stati del mondo partecipano, lavorano in Antartide, e una delle cose importanti è avere collaborazioni. Quindi anche i progetti italiani che si stanno svolgendo attualmente, sia sulla nave che si sono svolti, adesso sono finiti a terra e nel mare intorno alla terra, avevano all'interno anche colleghi stranieri. Quindi questi progetti vengono fatti anche insieme a enti di ricerca o e colleghi di altri, diciamo, istituzioni straniere. E quindi è un'occasione, come ripeto, per fare delle collaborazioni, per studiare un ambiente incontaminato e anche per dare l'opportunità alle giovani generazioni di vedere qualcosa di incontaminato, mentre quelle anziane magari l'avranno già visto un po' meno incontaminato nelle nostre zone, qua invece abbiamo questa opportunità unica. Poi sono ancora, vado troppo lungo o dirò ancora? No, io se mi sentono volevo fare una domanda che era di questo tipo. Noi una volta, siccome tu sei coordinatrice scientifica, in qualche misura puoi dire se noi, che siamo un po' più legati alla componente logistica, abbiamo detto qualcosa di sbagliato. Una volta io ho fatto una presentazione e l'Antartide l'ho chiamato il cuore bianco del pianeta azzurro. Chiaramente il pianeta azzurro è la Terra e l'Antartide è il cuore bianco. Perché sebbene sia una Terra che abbiamo scoperto da poco e della quale non si sapeva l'esistenza, però ha una funzione vitale per quanto riguarda la Terra. Per esempio, ci hanno raccontato gli idrologi che in qualche modo ha un ruolo fondamentale nella circolazione termalina degli oceani. No? Una volta si pensava che solo il vento muovesse le acque, sotto era tutto fermo. Poi qualcuno ha detto, no, guarda, non funziona così, le acque vanno anche giù, tornano su, fanno un bellissimo giro e tornano indietro. Quindi diciamo, l'idea di venire qui è quello che è, perché è un pianeta sconosciuto, ha delle forme di vita che ci insegnano tanto, e poi perché è il cuore pulsante del pianeta. Ma no, è anche il fatto che, come sapete, cioè, la teoria, cioè, che non è solo teoria, è il modello della tettonica delle placche, e l'Antartide una volta era un continente, una parte di continente attaccata ad altri continenti. La Pangea, c'era Pangea, il Gondwana, poi c'era il Gondwana, e ad un certo punto si è visto che nei vari modelli e con vari studi l'Antartide faceva parte di questo, di questo grosso continente ed era attaccata, diciamo, all'Australia, all'India, ad altri continenti. Poi pian piano è alla Nuova Zelanda.
pian piano ha cominciato ad allontanarsi e praticamente a separarsi da tutti questi altri continenti. Ma finché era attaccata aveva un clima, anche dal punto di vista climatico, era influenzata dal fatto che facesse parte di questo grande continente e solo in parte fosse toccata dal mare. Quando ha cominciato a staccarsi dagli altri continenti completamente, anche la circolazione delle acque intorno a questo pezzo di terra ha fatto sì che cambiasse anche il clima. Poi si è proprio spostata anche dal punto di vista geografico, perché ha migrato verso il polo, no? Però è molto importante anche che sono cominciate queste correnti intorno e quindi hanno fatto sì che non avesse più l'influenza degli altri continenti. E quindi questo è molto importante. Quindi tu, diciamo, sei qua sostanzialmente per capire. No, come poi sono ecco un'altra cosa che è importante, che a differenza, che non so se l'hai detto perché sono arrivata un po' dopo, è che al di sotto del ghiaccio qua c'è la terra, c'è un continente. Mentre al polo nord. Non ho parlato perché lasciavo poi a voi raccontare il discorso del fatto che andare a prendere dei campioni o nel ghiaccio o nei sedimenti marini in qualche modo ci dà un po' quello che è successo nel passato, sono come una specie di archivi. Sì, sì, è tutto, allora, diciamo, questa è un po' più complessa. Alla fine l'Antartide, nell'Antartide non c'è solo una storia, non è solo un continente composto, diciamo, da solo un tipo di roccia e da solo una storia. Ma pensate che nell'Antartide ci sono delle rocce che sono di più di 3.000 milioni di anni fa. Poi ha subito varie orogenesi, che ora non so, loro lo sapranno perché sono grandi, quindi ha subito vari eventi in cui ci sono state delle subduzioni, in cui diverse placche vecchissime venivano a contatto, poi venivano inglobate nella Pangea, poi nel Gondwana, eccetera, eccetera. Quindi noi a terra, ad esempio io come geologo, ho mappato dove affiora qualche roccia, perché alla fine in Antartide dovete pensare che di rocce ne affiorano poche, quasi tutto ghiacciato, ma ogni tanto, soprattutto lungo la costa e dove c'è la penisola, un po' di rocce si vedono. Noi andiamo a studiarle e appunto abbiamo capito che alla fine quello che anche una volta veniva chiamato cratone dell'Antartide, invece è fatto di tanti pezzetti di storia vecchia, un pezzo che era l'India, un pezzo che era correlato con la Nuova Zelanda, un pezzo che era correlato con l'Australia, eccetera, eccetera. Poi quello che è ancora inesplorato, che allora vengo perché siamo anche in nave, anche un geologo in nave, vengo allora alle carote che andiamo a cercare questi sedimenti. I mari, se pensate, i mari che ricoprono più del 90% del nostro pianeta, alla fine ne conosciamo il 5-10%, cioè i fondali marini sono quasi completamente inesplorati. Cioè, scusa un attimo, stai dicendo che c'è molto lavoro anche per loro sostanzialmente. Ecco, infatti ho detto che c'è un'opportunità per le giovani generazioni, per le nuove, se sperabilmente questo programma andrà avanti e sperabilmente il mondo intero manterrà questo trattato antartico, allora sì, è un'opportunità per i giovani. Insisto che questi progetti che si fanno, che i ricercatori applicano poi per avere finanziamenti, per venire a fare questi progetti, danno l'opportunità anche a laureandi, dottorandi, di venire a imparare. Certo, quindi io sono anziana e cerco di insegnare a qualcuno di passare il mio anziana matura. Ancora arzilla. Ragazzi, io a questo punto... Aspetta, un secondo solo, poi finisco. Gliel'avete detto almeno che ci vuole anche una preparazione per venire qua. Non si improvvisa. Okay. Ma non solo scientifica, anche fisica, sì, ma ci fate fare le visite mediche. Quello lo diremo piano nel corso del... Quello che volevo dire adesso, se noi vi abbiamo dato un sacco di informazioni, però adesso ci aspettiamo da voi qualche domanda, se no divento un monologo. Mentre preparate la domanda, volevo fare notare che uno studente un po' attempato di Modena ha notato, come quasi un riflesso condizionato, il logo della Ferrari. E ha detto che c'è una piccola parte di Modena anche nell'Antartide. Soprattutto nel mio cuore. Questo è per alleggerire un po' le domande. C'è un pezzetto di Modena anche nel garage, però. Scusa, le domande le fanno adesso o prima andiamo a fare un giro? Quando vogliono. Quando vogliono, se hanno qualcosa da chiedere, noi. Ho visto qualcosa siamo che pronti era comparso, a sentire. Però non so. Chiedevano se possono registrare. Ovviamente sì, per quanto mi riguarda. Non so sì, sì, anche noi adesso cominciamo a essere pure più seri. Allora. Allora me lo dovevate dire. Allora cominciamo a darci del lei. Allora io continuerei allora il giro, perché credo che no. Non lo so, domande sono... niente, proprio siete ammutoliti, vi abbiamo stesi. La professoressa interroga il ragazzo con la maglietta bianca, vicino a quell'altro con la maglietta blu,
No, magari gli facciamo vedere anche, perché io gli ho detto che sono coordinatore scientifico, ci sono diversi ricercatori di vario tipo, qua, biologi, fisici. Sentite, possiamo fare le domande, non c'è problema. Se volete delle domande, ne facciamo. Qualcuno sì. Ma magari io non so rispondere. Ma prendiamo note, poi cerchiamo di dare. Magari vediamo i ricercatori che possono rispondere. Sì. Chiediamo l'aiuto da casa. Non si sente più. No, stanno cercando di domande. Eccolo, te ne dai. Sì. Allora, vediamo, si avvicina prima il ragazzo, vediamo se ci fa la domanda. Mettiti qui davanti, va là. Così ti vedono. Intanto presentatevi, che abbiamo piacere che vi presentate pure voi. Mi chiamo Robert D'Attinguino, sono uno studente del Corni e sono qui per farvi una domanda. Ciao. Vorrei porvi questa domanda, che appunto qual è stato il percorso che avete dovuto affrontare per arrivare fino a lì? Percorso culturale? Sì. Allora, guarda, comincio io perché rappresentiamo io e Laura, diciamo, due percorsi totalmente diversi nei ruoli che diciamo qui, poi magari Stefano e anche gli altri ricercatori ti potranno dare. Allora, io ho come compito il logistico, diciamo, quindi mi occupo di tutta quella parte che serve ai ricercatori per poter fare la loro attività qua, ok? Quindi non parliamo solo della nave, ma parliamo anche delle basi antartiche che stanno a Zucchelli e Concordia. Quindi si è una cittadina che si attiva, ok? Quindi ci sono una serie di funzioni che vanno fatte. Quindi c'è l'elettronico, come sono io, che si occupa delle telecomunicazioni, ad esempio della radio, dei collegamenti satellitari. C'è l'informatico che sta qui di fronte a noi, che si occupa ad esempio di tutta la comunicazione di internet e quant'altro. Ma c'è ad esempio il cuoco, ce ne sono tre, c'è un panettiere, c'è chi si occupa della carpenteria, c'è tutta una serie di militari, dalle guide alpine a che fanno supporto ai ricercatori mentre vanno in ghiacciaio, ci sono i militari del Consobin che si immergono diciamo, ai ricercatori per fare diciamo, raccogliere i campioni di biologia marina, ci sono i carpentieri, ci sono i medici, giustamente diceva. Quindi c'è una cittadina che si attiva, ok? E quindi c'è bisogno di tutte le competenze, di tutta la formazione che si può fare, ovviamente ad un certo livello, ok? Quindi bisogna sempre essere preparati e competenti nel proprio mestiere. Quindi il percorso è, ecco, in questo caso posso dire il mio, di studio, ho fatto una laurea in elettronica, quindi specializzato, e poi come sono venuto qui in Antartide. E lascio la parola a Laura, magari, per quanto riguarda la parte dei ricercatori. Magari è più veloce, quella del ricercatore è una carriera che riguarda appunto la laurea, e poi uno può fare delle borse di studio post laurea o dei dottorati di ricerca. E però poi quando si fanno questi progetti, che si fanno, appunto, si cercano le collaborazioni con più ricercatori, si cerca un argomento, si focalizza su un argomento che può essere interessante, di interesse per più ricercatori, non solo in Italia, come dicevo, ma anche all'estero. Poi si fa come in gara, si applica per ogni tanto, ci sono questi call, questi bandi, e se si riesce a vincere questo progetto, allora i vari ricercatori possono a sviluppare questo progetto. E la carriera appunto è quella universitaria, ma non solo, perché poi ad aiutarci a fare i nostri studi in Antartide ci devono essere anche i tecnici, quindi ci devono essere anche persone che hanno laurea o anche hanno fatto un istituto tecnico e poi si sono specializzati in qualche strumentazione, nell'uso di qualche strumentazione o di presentazione, e quindi ci supportano nella nostra presentazione. Io però ho una domanda da farti, scusami. Io l'ho interpretata alla lontana, qual è il vostro percorso per arrivare qui. Magari invece vorrei dire una cosa più immediata, come si fa ad arrivare in Antartide, ma per dire come si raggiunge l'Antartide. Dimmi tu qual era l'interpretazione corretta. Più o meno avete risposto alla mia domanda, quindi sì.
Era questo? Ok. Abbiamo un'altra domanda. Abbiamo un'altra domanda. Buongiorno, buonasera. Sono Enrico Mattioli del Liceo Corni e vorrei chiedere quanto si risente mentalmente della totale presenza o assenza di luce per alcuni giorni. Ok. Vado io. Allora, si risente, nel senso quello che si cambia è il ciclo circadiano, proprio notte e giorno, perché c'è sempre giorno, fondamentalmente per andare a dormire devi guardare l'orologio. Sicuramente ti sfasa, per non parlare poi del fatto che alcune attività vengono fatte sulle 24 ore e quindi c'è gente che sta sempre in turno e quindi magari lavora di notte quando gli altri lavorano. Per fare questo non c'è un gran rimedio, ok? Cioè, nel senso, tu quando devi andare a dormire devi abbassare le tende, oppure insomma, non ci somministrano ancora le pillole, però insomma, volendo, potrebbe essere quello, però da sicuro che bisogna prendere il passo. No, però non c'è solo. Allora, noi adesso siamo nelle chiate, quindi c'è sempre luce come notte, poi c'è chi invece. Perché lui ha chiesto l'assenza. No, ok, no, questo era per quanto riguarda noi d'estate. In realtà d'inverno succede esattamente l'opposto. Cioè, ci sono 13 persone, perlomeno per quanto riguarda la stazione di ricerca italo-francese, che è Concordia, quello che sta nell'entroterra, che passano l'anno in Antartide, di cui quest'anno 9 mesi sono completamente al buio e sono consci che nessuno li vorrà salvare. Ecco, in quel caso loro sono studiati dall'Agenzia Spaziale Europea e da un medico che sta dentro, perché le condizioni che loro vivono per 9 mesi di isolamento al buio, dove non possono essere salvati in poche persone, cioè 13, sono le condizioni tipiche di quelle di un viaggio verso Marte, più o meno sono dai 7 a 9 mesi. E quindi sono loro, non solo conducono esperimenti scientifici durante tutto l'inverno, ma loro stessi sono studiati per questo progetto di ricerca. E fanno addirittura degli esercizi fisici per mantenersi in forza e per studiare come varia la loro tonicità fisica e anche mentale. C'è uno psicologo da remoto che li studia, gli fa dei colloqui periodici, ma anche dal punto di vista fisiologico, ad esempio gli misurano dei parametri di stress come il cortisolo, che può essere dalla saliva o dai capelli. Quindi sono un po' studiate come persone, perché effettivamente è materia di studio. Poi ad esempio si usano anche luci particolari, perché appunto uno può sentire la mancanza della luce e quindi può variare, a parte il contenuto di vitamine proprio nel sangue, però anche l'umore, e quindi poi si cerca anche con determinati colori, luci colorate, di dare un supporto anche a questo punto di vista. Visto che l'altra scuola doveva fare delle domande, noi stiamo in attesa del nostro turno, se voglio prima luogo. Sì, io lascerei anche a Matteo, alla scuola. Buongiorno, sono Nicola del liceo Presheren e volevo farvi una domanda. Qual è stata la più grande sfida che avete dovuto affrontare ultimamente? Vi è mai successo di aver un tale problema con la nave da dover chiamare i soccorsi? Ah, caspita. Allora, possiamo rispondere in parte alla tua domanda, Nicola. Poi magari la sottoponiamo, per quanto riguarda la sfida della nave, al comandante, che forse non proprio in queste campagne con questa nave, però lui ce n'ha una interessante, no? Verso la penisola antartica, no? E da raccontare, insomma, magari gliela suggerisci a Franco. E le sfide particolari, quelle che ti posso dire, per quanto mi riguarda, è la pianificazione fondamentalmente, cioè cercare di ottenere al meglio. Non ci sono stati grandi momenti di pericolo durante quest'anno, anzi quello che ti posso dire è che abbiamo dato noi soccorso a una nave, ovviamente non era in pericolo, era rimasta un po' imbrigliata nei ghiacci, non riusciva più a venire fuori, e quindi con la nave nostra, che è una rompighiaccio, abbiamo dato soccorso in tal senso, cioè nel senso l'abbiamo guidata, scortata fin tanto che è arrivata a destinazione, che poi era la stazione Mario Zucchelli. Altre vicende
sono più che altro poi umane, nel senso che sia quest'anno che l'anno scorso abbiamo dato soccorso a dei marinai che si erano fatti male. Uno, diciamo, aveva un periodo di disagio a bordo di un peschereccio, quello di quest'anno, e l'anno scorso invece un marinaio si era proprio schiacciato un dito e quindi abbiamo dato soccorso. Però fortunatamente devo dire che io ho grandi sfide a bordo nave. Beh, la sfida del comandante, che lo dirà lui, è anche riuscire a rimanere all'interno dei ghiacci, quindi tutti i giorni bisogna studiare le mappe di come variano i ghiacci intorno, diciamo, all'Antartide, e poi il mare è mosso, perché dopo il 60° ci sono i venti ruggenti, il mare è molto diciamo mosso, magari poi appunto ve lo dirà il comandante, e quindi quella è veramente una sfida per chi guida la nave. Allora possiamo andare direttamente al comandante a chiedere, intanto voi potreste, un suggerimento, ovviamente non un obbligo, Cando, fare un attimo un excursus. Mi metto la giacca. Sì, lì fuori, esattamente. E poi dopo magari avviandosi ai laboratori, così potremo parlare anche un po' di quelle che sono le attività di ricerca. Io e Giuseppe, che è il mio cameraman personale. Vedi Fortunello. Vedi, io sono asservito. Faccio un salto in una cabina, la mia. Sì. E poi vado su in plancia e poi dopo vi lascio. Scambi. Sì, okay. Scambio, perché siamo di strada. Ok. Allora, facciamo se così, voi... diciamo invece che voi andate fuori, fate il collegamento mentre io vado sul comandante. Ah, beh, comandante, e mi lascio la linea. Okay. Allora, voi se non so se c'è un minimo di regia, adesso se volete potete ingrandire la telecamera mia, così vedete meglio quello che vediamo fuori. E già vi preannuncio che siamo fronte a Stazione Mario Zuccalli Italiana, oppure a un ghiacciaio, adesso è un vulcano, si è mossa. E poi un vulcano. Allora, il vulcano ve lo dice lei. Vediamo un po' un attimo fuori che vediamo. Ah, beh, tu fai da tu da cicerone. Sì, ma così senza giacca? Senza giacca, facciamo gli sportivi. Mi metto il cappuccio. Vabbè, ma se vuoi mettiti la giacca così facciamo vedere pure il vestiario. Ma di chi è questa? Credo sia di Stefano, forse è più grande. Ecco. Vabbè, allora andiamo senza. No, sempre. Non lo so, questa? Quella è la mia, prova un po'. Allora, questo è giusto per far vedere, c'è pure un abbigliamento che forniamo. Per coprirci dal freddo, e ovviamente in nave è un po' meno freddo rispetto alle altre stazioni. Le dona, beh, non è proprio dona, sì, è un po' gigante, un po' grande. Vai di qua, è fuori di qua. È neofita della nave, la ricercatrice. Ma non sapevo dove volevi andare. È fuori, vai. Ok, allora c'è un po' di rumore, vediamo un po' di farvi vedere tutto quanto. Allora, intanto la nave, quello che vedete qua, spero che mi sentiate, sono dei container che stiamo trasportando dalla stazione verso l'Italia. Qua sulla destra della nave, o la dritta, ok, mi fate giù, abbiamo finito. Quello che vedete giù è un iceberg incastrato proprio di fronte alla stazione Mario Zuccalli, e diciamo che è qui da un paio di settimane, e se qualcuno si chiede l'altezza è all'incirca sui 25 metri più o meno. L'altro giorno col comandante siamo andati con un barchino di servizio proprio sotto bordo, è veramente impressionante. Giro la telecamera, giù in fondo ne vedete altri incastrati che stanno arrivando alla deriva. Ovviamente questo non è una situazione di pericolo, però vanno monitorati con i radar a bordo nave. Adesso giro dall'altra parte della nave, così potete vedere la stazione in lontananza. C'è il controluce. Spero che la vediate. Quello che vedete giù in fondo è la terra, e così come si presenta, come diceva, terra e un po' di ghiaccio, però peccato che c'è il controluce. Invece giù in fondo Melbourne, quello che vedete giù in fondo, che è tipo il Monte Fuji, è il vulcano Melbourne. Quello è un vulcano attivo, quello che indica Laura. E l'ultima riunione, sembra che sia eruttato nel 1600. Io entro perché
dice la parte coreana. No, non è anche quella italiana. E quello che indicava Laura. Nelle nostre vicinanze ci sono? Eccolo. Okay, adesso... Riccardo, ci siete? Senti? Ok, quello che indicava Laura è che vicino a noi ci sono le basi coreane, le basi tedesche e le basi cinesi. Poi un po' più lontano la base americana, quindi la geopolitica è totalmente diversa. Però vedo Stefano su in plancia, quindi io lascerei la linea a Stefano, sperando che siete riusciti a vedere almeno il panorama fuori. Vai Stefano. Noi ci muoviamo in dry lab. Perfetto. Io riprendo le linee perché questa sera il comandante Sedmak, che sta operando sulla console, ci ha offerto uno spettacolo, diciamo, particolare, eccezionale. Voi prima, Gio, avete fatto vedere l'iceberg. E il comandante Sedmak, che io chiamo Franco perché ormai siamo dei vecchi frequentatori della nave, ci conosciamo già da 4 anni, ha dato questa opportunità di avvicinarsi così bene a questo iceberg. Franco Vini racconta. Sì, no, intanto volevo salutare, no, e dare un benvenuto a tutti voi tutti, benvenuti a bordo della Laura Bassi, in particolare qua della plancia dove ci troviamo. So che questa sera abbiamo 2 scuole, no, alle quali siamo particolarmente legati. Da una parte c'è Stefano che ha frequentato la scuola di Bologna, dall'altra parte invece c'è la scuola di Trieste, frequentata da mie figlie, frequentata da professori che conosco, frequentata dai miei amici del circolo velico. Quindi mi permettete un attimino che faccio un particolare saluto, un debito saluto a loro, alla professoressa Irene, ai miei amici del circolo, che non li saluto, poi si arrabbiano quando ritorno a Trieste, ad Axel, a Nova e a tutti quanti in generale. Siamo qui nella baia di Terranova, penso che vi hanno già presentato. Più o meno sì. Vi hanno già spiegato che era Laura Bassi, quindi non vado a chiedervelo. Questa sera non ce lo dico. Non ve lo dico. Vi dirò qualcos'altro della Bassi, che non so se vi hanno già raccontato. Laura Bassi è stata costruita in Norvegia, è stata costruita nel 1995 su ordine di un armatore norvegese, quindi ha servito su rotte polari, cioè non parliamo un po' da questo momento un po' indietro, su rotte polari per 5 anni, poi è stata noleggiata alla BAS, British Antarctic Survey. E il suo primo nome era Polar Queen, poi durante il periodo inglese la nave è stata rinominata come Sir Ernest Shackleton e poi alla fine, nel 2019, è diventata Laura Bassi. Chi era Laura Bassi? Ditemelo voi a questo punto. No. Non si ricordano più? No. Non facciamo. Io invece ti volevo fare una domanda. Volevo far vedere. Vieni qua, Franco. Sì, ma aspetta che presento prima qua i nostri qua. Qui c'è il veterano dei veterani, il mio comandante seconda, Diego De Nardi. Buongiorno. Ci frequentiamo da 20 anni. Invece qui, adesso al testimone, c'è il nostro Nico. E dall'altra parte, no, Nico è lì in fondo, e questo è Alessio Adriani, che tra l'altro lui è anche dottore, neo dottore in oceanografia. Da là invece c'è il nostro Nico, di Fiume, no? Prisa Kervatsky. Voi quelli di Trieste sanno cosa ho detto. Dove devo venire? Questo è un iceberg. Tu mi devi spiegare ci si fa avvicinare in sicurezza a un iceberg di questo tipo. Quali sono i rischi, i pericoli e come ti comporti tu nell'avvicinarti? No, questo iceberg è un iceberg che non arreca pericoli, un iceberg molto piatto, molto largo, difficilmente non si ribalta. L'unica cosa, bisogna stare attenti alle temperature, quando queste sono alte, questi enormi giganti di ghiaccio, no? Hanno la tendenza a rilasciare qualche pezzo, a staccarsi, a spezzarsi, quindi è pericoloso avvicinarsi troppo. Ieri siamo scesi, dovevamo scendere per fare delle operazioni con Rescue Boat, con il nostro Service Boat, ovvero una specie di piccolo gommone che abbiamo per dei lavori che ogni tanto abbiamo bisogno di fare. Ci siamo avvicinati sotto, c'era anche il nostro Stefano qui, che è stato molto, molto contento. Certo. Però siamo stati veramente poco perché è pericoloso andarci sotto. Mentre ci sono quelli che hanno altre forme e sono pericolosi perché questi
ogni tanto perdono la loro stabilità, ovvero cambiano la stabilità e si ribaltano. Ma quindi se ribaltano ti possono travolgere? Si ribaltano, ti possono travolgere e far creare un vero e proprio piccolo tsunami, quindi no, è pericolosissimo. Abbiamo vissuto due episodi di questo genere. Ecco, infatti, uno studente ce l'ha proprio chiesto. Sì. Avete mai avuto dei momenti di pericolo, i rischi maggiori quali sono? In parte hai risposto. Raccontaci di questa vicenda che insomma un po' di rischi l'ha avuto. Oh, beh, ci siamo avvicinati sempre a debita distanza e comunque proprio in quelle occasioni là si è staccato un pezzo di un iceberg, il quale si è arrivato molto vicino, ha prodotto una certa onda, ma comunque siamo stati sempre in sicurezza. Tutte le operazioni che facciamo cerchiamo di farle in sicurezza. Ovviamente un po' bisogna usare, come abbiamo usato quest'anno nella Baia di Balena, perché sennò certi risultati non si ottengono. Io non so dove mettermi, invece sul solito ci mettiamo qua nella parte più. Allora, andiamo avanti. Aspetta. Non mi fai troppe domande, è difficile, non so rispondere dopo. Scusate, ma tutte le volte Franco fa vedere degli strumenti che sono interessanti, però secondo me è più interessante che lui ci racconti alcune cose. Ma ragazzi, voglio vedere come funziona, come si accelera. Voglio sapere da te, primo, non tutti i comandanti possono viaggiare nel ghiaccio, cioè non è che uno è il comandante di una nave e improvvisamente naviga in acque polari. Quindi ci vuole che cosa? Esperienza, conoscenza, studi? Bisogna avere carte, senza carte non si va da nessuna parte, come la patente, tu puoi saper guidare la macchina, se non c'è la patente non vai da nessuna parte. E così anche noi dobbiamo fare dei corsi che sono prima quei basic. Scusa, non so dove mettermi, che tu sempre il sole negli occhi. Andiamo qua, in qualche parte. Ho perso. Andiamo qua. Eccoci qua. Guarda qui, non so se c'è qualcosa. Quindi bisogna fare prima. Mi sentite? A bordo della nave c'è almeno un Diego. Questo posto e si sente poco anche l'audio. Un certo periodo in zone polari che possono essere antartiche o artiche. Capito, quindi tu devi avere un curriculum, insomma, devi aver fatto pratica, altrimenti non hai queste certificazioni. Io ti ho fatto troppa pratica, tra un po' mi tolgono queste certificazioni. Un'altra domanda è, da quanti anni è che navighi? Giusto così, non vogliamo sapere quanti anni hai, però insomma... Ma questa è una domanda... Che non dovrebbe... Ma non sto parlando di niente, questo è un progetto che dovevo fare. Non dovevo fartela? No, questa non dovevi farmela. Ah, peccato. Allora, navigo da non mi ricordo da quanti anni, no? E invece in Antartide sono venuto per la prima volta nel 2005. Ok. Correva l'anno 2005. Quando campagna antartica, non mi ricordo quali, comunque 2005-2006, quindi sono 18 anni che frequento queste acque, questi mari. Ok, giriamo la telecamera. Un po' troppi. Giriamo la telecamera perché Giuseppe dice che ci sentono un po' a scatti e quindi sta cercando di migliorare la rete. Bene. Io vorrei vedere anche i ragazzi, ma non li vedo. Guarda, sono molto piccoli, ci sono questi altri. E poi io direi che se hai altre cose da dire. Quindi facciamo vedere la console. Sì, no, è quello che io volevo. Franco, vedere. Riccardo, Franco, sì? Ho una conversazione di servizio. Se non giriamo la prua, che così la connessione rimane più stabile. Se giriamo la prua, l'antenna è spicciato. Ok, d'accordo. Allora, mentre io riprendo, non so... Ci posso... Grazie. Prendiamo il comandante mentre sta facendo questa manovra di girare la prua. Vediamo qua, non è difficile. Prendi il comandante. Ah, questo è il timone. Ci sono due timoni. Questo classico timone... che io non uso mai perché non mi piace, roba da vecchi, no? E poi abbiamo invece il tiller, questo qua, che è molto, molto più pratico, molto più reattivo, molto più veloce e poi si trova vicino a tutta la stazione. Quindi con questo sì, è una sorta di l'acceleratore, diciamo, che comanda i motori principali. Se questi qua, queste due leve qua, manovrano il thruster di Prodieri e il thruster Popieri. Cosa sono i thruster Prodieri? Cosa sono i thruster Popieri? Ve lo spiego adesso. Allora, cominciamo con dire che l'Aura Bassi ha una monoelica, un rompita, e ha due motori che sono asserviti a un unico, sono collegati a un unico asse, a un'unica elica. Quindi abbiamo due motori, poi abbiamo altre quattro eliche di manovra, due di prora e due di poppa. Questo è il motore principale, due motori principali complessivamente hanno 7200 cavalli, mentre
motori, diciamo, di manovra ne hanno uno 800 e l'altro 1000, due di poppa 800 e 800. In aggiunta a questi due motori abbiamo un altro sistema di propulsione, che è una sorta di motore fuori bordo, che nel mal augurato caso di un mal funzionamento della propulsione principale è in grado di riportarci a casa, sebbene a velocità modesta, ma ci porta a casa. Gli ultimi test che abbiamo fatto in Bonaccia con poco tempo, insomma, ci può imprimere una velocità di 4, anche 4-5 nodi, ovviamente con buon tempo. Franco, scusa, si vede l'iceberg sul radar? Certo, si vede, ma adesso vi fa vedere, qua abbiamo due radar. Eccolo qua l'iceberg. Adesso ci troviamo a circa 350 metri dalla punta dell'iceberg. Si vede qua? Si vede in metri, abbiamo già fatto. Esattamente, eccoci, 348 metri. Insomma, non è molto, molto vicino. E quant'è la profondità del fondo qua? Allora, in questo momento non è molto profondo, no? No, in questo momento abbiamo una profondità di circa 280 metri, che non è tanto. A questo ci punto sentite? Guardiamo Franco che sta ancora comandando. Sì, ecco, sì. C'è, ho fermato un attimino, mi sono avvicinato di nuovo nuovamente all'iceberg, se lo volete vedere, c'è una bella luce. Riuscite a sentirci? Sì, noi vi sentiamo. Possiamo fare una domanda noi in diretta, perché in questo momento l'immagine è molto a scatti, purtroppo anche se le spiegazioni del capitano sarebbero molto interessanti, vediamo veramente poco bene. Vi giro una domanda di uno studente? Sì. certo, volevo chiedere, siamo pronti a qualsiasi risposta. Fate domande facili, però ragazzi, che per spedizioni di questo genere, che figure professionali si cercano oltre chiaramente i ricercatori, diciamo, vuole più alta la voce, ci vuole più voce, volume. Che figure professionali si cercano per spedizioni di questo tipo oltre che i ricercatori? Dire che lui è pronto per partire. Dunque, le figure professionali in qualche modo le aveva detto Riccardo prima. Tieni presente che ci sono la componente, diciamo così, marinara, va dal comandante, dagli ufficiali, fino ad arrivare ai marinai. Quindi ci sono delle figure professionali molto variegate. Per quanto riguarda più in generale, ci sono delle figure le più diverse. Si va da carpentieri, elettricisti, si va appunto da ricercatori. E le figure, ovviamente, non potevano mancare anche i cuochi, perché alla fine bisogna preparare i pasti e in qualche modo alimentarsi anche durante le campagne. Quindi, diciamo, le figure professionali sostanzialmente spaziano da tutte quelle che normalmente troviamo nella vita civile. Come ti ho detto prima, c'è il medico, appunto ci sono i cuochi, ci sono quelli che in qualche modo manutengono la base, la tengono in ordine. Quindi ci sono tutte le figure professionali a vari livelli. Non so se avete qualche domanda per il comandante. Ne avrei una per il comandante, mi senti? Sì, il comandante ti ascolta. Sì. Allora, chiedevo com'è stato fare il record del mondo, perché il merito è anche del capitano, se siete riusciti a arrivare così a sud, dico bene. Era stato pianificato il record del mondo oppure è stato un po' casuale, fortuna? Ma diciamo è stata una cosa casuale. Comunque nel cuore, diciamo, di quelli che vengono qua da queste parti c'è sempre la spinta, il desiderio di andare sempre più a sud. Questa volta siamo stati abbastanza fortunati, abbiamo trovato delle condizioni di buon tempo, temperature molto alte, e questo ha giocato a nostro favore. Poi ovviamente c'è stato un po' di azzardo quando abbiamo visto che siamo vicini a quello che poteva essere il record mondiale, abbiamo forzato un po' la mano, un po' tanto, ma insomma ci siamo riusciti. Anche perché quello che ha fatto il precedente record non è che abbia fatto poi tanto meno di noi. Siamo riusciti ad andare un centinaio di metri più avanti di quello che hanno fatto i francesi lo scorso anno. Sì, Vice, guarda, il discorso è proprio quello che ha fatto Franco. Nel senso che
in quella baia ogni non tutti gli anni ci si va, perché è una baia molto importante che è a ridosso del RIS. Il RIS è il Ross Ice Shelf, una piattaforma di ghiaccio grande quanto la Francia, e quest'anno la ricerca prevedeva di fare delle indagini proprio sul limite del RIS, in particolare nella Baia delle Balene, che è una specie di apertura, di fenditura in questa barriera che abbiamo di fronte. E lì fondamentalmente si trattava di vedere e di rilevare quelle che erano le acque fredde. Prima abbiamo parlato della circolazione termoalina, e quindi lì era stata fatta una CTD, è uno strumento che in qualche modo misura le caratteristiche fisiche dell'acqua. In più c'era un progetto che voleva andare a studiare la fauna ittica, soprattutto per quanto riguarda le larve, che sono all'inizio della catena alimentare. Quindi arrivati lì, a un certo punto il comandante non ha resistito, e visto che le condizioni, diciamo così, locali lo permettevano, e soprattutto la sua perizia ha permesso di raggiungere questo record, che diciamo è un fattore molto importante, perché getta la luce su quello che è un lavoro che viene fatto nel corso degli anni. È un lavoro che in qualche modo parte 38 anni fa, perché il PNRA ha ormai 38 anni alle proprie spalle, e in qualche modo, diciamo così, questo record, che nulla a che fare con la parte scientifica, però ha permesso ai mass media, ai giornali, di occuparsi di noi e di poter permettere di raccontare nel migliore dei modi quello che il PNRA porta avanti nel corso degli anni. Chiaramente, come diceva Franco, è stata un'occasione ghiotta che non poteva essere mancata. Però diciamo, le siete andati effettivamente su tutti i siti nazionali, quindi siete stati bravi per quello, quindi ne valeva la pena per quello proprio che dicevi tu, Stefano. Quindi l'avete aiutato, certo, certo, la visibilità, e questa è la cosa importante. Assolutamente sì, assolutamente sì. Tieni presente che in diversi anni che uno viene in Antartide, diciamo così, non è mai stato contattato dalla stampa generalista, generalmente quella specialistica che si occupa di cambiamenti climatici, di ricerca e di altre cose. Quest'anno invece siamo andati su tutti i notiziari proprio per questa ragione. E in questo modo noi dobbiamo cercare di sfruttare questo momento per raccontare quello che viene fatto, e per raccontare soprattutto che per dare delle risposte certe e scientifiche a quelli che sono i grandi temi del giorno, in particolare il mutamento climatico, bisogna lavorare parecchio. Teniamo presente che qui in Antartide c'è un osservatorio che misura delle serie storiche da tantissimi anni, e solo tramite questo tipo di osservazioni si possono poi arrivare alla creazione di modelli e in qualche modo anche avere maggiore conoscenza su quelli che sono i fenomeni che governano questo mutamento climatico. Io a questo punto vorrei salutare Franco, se ha ancora qualcosa da raccontare, da salutare. C'è un Matteo che ha alzato la mano. Per quanto riguarda la Baia delle Balene, volevo dire che ci siamo stati tante volte, insomma, nel cuor mio ci ho puntato più di qualche volta, sì. No, anche all'insaputa dei tecnici, no, per giungere più a sud di quello che hanno fatto gli altri. Sono stato là nel 2016, nel 2019, nel 2021, questa è la quarta volta, no? E le altre volte siamo arrivati vicino, però insomma sempre, certo, sempre non abbiamo mai superato gli altri. Questa volta insomma è andata bene. Ho parlato delle condizioni favorevoli, sì, abbiamo trovato condizioni favorevoli al RIS, al Ross Ice Shelf, condizioni che però non abbiamo riscontrato quest'anno al centro del Mar di Ross, no? Certo. Quindi parlare del global warming, di cui qualcuno mi ha parlato, insomma è difficile, no, esprimersi in questo senso, e bisognerebbe parlare con chi veramente di questa materia se ne intende. Io posso dire che quest'anno, qui dove ci troviamo adesso, abbiamo trovato delle temperature più rigide di quanto le abbiamo trovate 18, certo, anni, 18, certo, anni fa. Nella Baia Terranova la temperatura spesso saliva anche sopra lo zero. Quest'anno la temperatura più alta che ho visto è stata meno 2. Sì, abbiamo visto il grafico prima giù. Meno 2 e meno 10 abbiamo avuto l'altro giorno. E quindi sta roba, la temperatura alta che abbiamo trovato al RIS è stata veramente un'eccezionalità. Praticamente è come dire che quest'anno ha nevicato a Napoli quando invece non ha nevicato, certo, quando invece a Trieste non ha fatto neve, Trieste e Bologna non ha fatto neve. Quindi un'eccezionalità, quindi parlare che, certo, c'è un warming generale, non so, non me la sento, no? Certo, da verificare, da parlare di chi di questa materia veramente se ne intende. Raccogliendo l'invito del comandante, che salutiamo, passiamo la linea ai laboratori. Matteo ha lasciato la domanda, ma io direi che a Matteo la risposta la daranno i laboratori, raccogliendo l'invito di Franco,
passeremo la parola su queste tematiche ai ricercatori che sono in Europa. Noi salutiamo Franco. Io saluto a tutti, tutti quanti, ancora una volta un saluto, mi permetto di fare un saluto nella lingua slovena, che è la lingua di insegnamento del liceo Francesco Pressiera di Trieste, perché Trieste, come sapete, questo si rivolge alla scuola di Bologna, parla sia italiano che sloveno, quindi da svedene, qual è il SEM, professorza, grazie. Grazie a tutti per averci visitato e niente, vi aspetto a Trieste in primavera, ovvero grazie ancora, arrivederci. Grazie Franco. Passiamo le linee al laboratorio. A te Riccardo. Salutiamo. Arrivederci, buona giornata. Nico, dove c'era Pozdrav. Grazie della linea, Stefano, c'era una domanda però. Forse... Ciao ragazzi, grazie per la visita. Dicevi Riccardo? C'era una domanda. E noi siamo qua in Trilab con Laura e con alcuni ricercatori. C'era una domanda però, no? Prima. Non so se la volete fare. Sì, ma non so se volta a voi. Facciamo fare la domanda e diciamo così risponderà chi è della materia, ok? È competente. Esatto. Va bene, avanti con la domanda. Giro qua nel... No, volevamo chiedere ancora prima al capitano, ma va bene, penso che possa rispondere chiunque, se questo raggiungimento del punto più a sud sia dovuto all'assottigliamento anche del ghiaccio e se è una cosa preoccupante appunto da un punto di vista dei cambiamenti climatici o non c'entra niente. Al laboratorio, perché è un tema che riguarda appunto la ricerca scientifica che viene fatta qua, quindi io direi che la pertinenza della risposta va lasciata ai ricercatori che in qualche misura si occupano da anni di questo tipo di attività. Il comandante credo che abbia avuto perizia e coraggio nell'approfittare di una situazione improvvisa o imprevista che si è vista e che in qualche modo ci ha permesso di questo. Quindi io direi di lasciare la parola a Riccardo e a Laura e ringraziare ancora Franco, che saluto di cuore. Ciao, grazie. E che in qualche modo ci porta con sicurezza per da 4 anni a questa parte. Grazie ancora Franco. Arrivederci, grazie. Ciao, una sede. Grazie a voi. Ciao. Allora, quindi lascio la parola a Laura che risponderà sicuramente alla vostra domanda o a chi ricorderà a lei di dare la parola. Allora, in questo laboratorio ci sono vari ricercatori che collaborano in diversi progetti su diverse discipline. Cioè ci sono alcuni geologi che fanno delle ricerche. Ci sono alcuni geologi, biologi, oceanografi che si occupano alcuni di cambiamenti climatici, altri come vi dicevo prima, di studiare come è fatto il fondale marino, e altri che cercano proprio di capire come le strutture, ad esempio anche dei fondali marini, possono influenzare o possono essere influenzate dai cambiamenti che si hanno dei ghiacciai nel continente. E poi tutto questo come correlarlo anche alle variazioni atmosferiche, eccetera, eccetera. Qua abbiamo un oceanografo che Manuel Bensi. Ciao ragazzi. Che vi potrà un po' cercare di dare una risposta alla vostra domanda. Bene ragazzi, cosa vi posso dire? Allora, innanzitutto dovete pensare che l'Antartide ha una grossa fortuna rispetto all'altro polo, no? Al polo nord. Ha la fortuna di essere circondato da una cintura di ghiacci e da una corrente circumpolare che li mantiene sostanzialmente intatti. Per cui il fatto che quest'anno, come chiedevate, si sia raggiunto un punto particolarmente al sud è un po' una casualità, potremmo dire, perché l'Antartide negli anni ha avuto la fortuna di mantenere la sua copertura di ghiaccio abbastanza stabile. Solo negli ultimi anni ha avuto un leggero e improvviso declino che sicuramente è imputabile ai cambiamenti climatici e un po' anche all'effetto del riscaldamento globale, però è una cosa abbastanza recente, quindi diciamo che la fluttuazione annuale anche della copertura dei ghiacci marini, soprattutto che circondano l'Antartide, compreso appunto quello del Ross Ice Shelf che ha menzionato Stefano, è abbastanza variabile in maniera naturale
e poi ha una sua componente legata proprio ai cambiamenti climatici, quindi alla variazione a lungo termine, cioè quello che si verifica per effetto di grossi cambiamenti a livello globale, come per esempio cosa influisce tanto anche sulla copertura dei ghiacci, sia terrestri che marini, ai poli, e anche segnali come quello del Niño o della Niña, che non sono quindi da dimenticare. Però diciamo che, per rispondere semplicemente alla vostra domanda, possiamo dire che è un anno particolare, ma non necessariamente un trend fisso, no? Quindi almeno per quanto riguarda l'Antartide. In generale, non sempre quando si notano delle differenze di temperatura stagionali possono essere legate a qualcosa che ha un ciclo invece più ampio, quindi non è detto che dice quest'anno quanto è piovuto, quest'anno com'è freddo, quest'anno com'è caldo, allora subito si pensa al cambiamento climatico. Bisogna sempre inserirlo in un quadro, in uno studio che ha un ciclo molto più ampio, e quindi è quello che cercava di spiegare. Sì, è per quello che non possiamo venire qua un anno e trarre delle conclusioni che siano assolute e definitive, ma il fatto che veniamo qua da 38 anni e comincia a darci delle informazioni che hanno un certo peso. Facciamo ancora un giro del laboratorio, così vi faccio vedere. Tanto, i laboratori sono due, uno dry, che vuol dire asciutto, e uno wet, bagnato, proprio perché le attività che si fanno sono diverse. Laura, se le vuoi presentare tu. Sì, qua asciutto nel senso che qua lavoriamo. Quindi qua si fanno tutte le attività legate, vedete che ci sono vari monitor, computer. Questi computer sono anche collegati a varie strumentazioni che vengono messe a mare, e quindi che cominciano a lavorare collegate con cavi, e ognuna ha una determinata, diciamo, funzione. E qua, vabbè, ci sono dei ragazzi, ecco, qua è una fase, non abbiamo ancora iniziato le attività scientifiche vere e proprie, perché questa seconda parte del programma è sbarcato prima una parte dei ricercatori che hanno lavorato nel mese scorso. Con questo mese inizia un secondo periodo. Inizierà tutta l'attività domani, e ancora ci sono i ricercatori che stanno pianificando e finendo la loro, appunto, programmazione per il prossimo mese. Tipo, Michele, che cosa stai facendo? Ma io quello che sto facendo in questo momento è andare a preparare le basi cartografiche che abbiamo, quindi basi sia di cartografia, potremmo dire geografica normale, quanto anche cartografia tematica, che ci servirà poi per andare a tracciare le linee di acquisizione, o meglio le rotte di acquisizione delle linee sismiche che andremo a fare e che stiamo ancora discutendo. Quindi se non fai tempo, noi domani non partiamo. Un po' di residuo, tanto qui la notte non scende mai, quindi si può lavorare tutto il giorno. E Matilde, te? Io stavo guardando con Michele le stesse cose, però cercando di vedere anche con delle sezioni sismiche, che sono queste, che sono, diciamo, delle ecografie al terreno, quali potevano essere i punti interessanti da andare a studiare. Grazie mille. Quindi dai geologi, però passiamo. Posso intervenire? No. Accidenti, è una censura in diretta. No, io invece volevo dirvi che tutte le volte che vengo in questo laboratorio mi vengono in mente dei quadri di un'esposizione, no? Perché io vedo una serie di quadri, a volte anche un po' non figurativi, un po' astratti, sembra quasi quadri di un'esposizione, diremmo. Però io li vedo da un punto di vista artistico, quindi ne apprezzo i colori, la multiformità e le tracce che ci sono. Però noi possiamo andare invece chi è che li produce questi quadri e ci può dire quale significato abbiano, giusto? Giusto. E noi adesso diamo la parola di Daniela, allora. La parola di Daniela, che è l'artista. Io lascerei la parola allora di questa galleria. Daniela. Ciao ragazzi, allora io vi racconto quello che faccio. Io sono responsabile di un progetto che mira ad acquisire fondamentalmente dati morfobatimetrici durante i transiti. Che cos'è un dato batimetrico? Sì, lo faccio come stai? Un dato, io parlo di morfobatimetria, intendo dati della forma del fondale. Non a caso il mio progetto si chiama Isobata, che significa appunto è una curva di Isobata, è una curva di livello in mare, sostanzialmente. Perché ci interessa il dato batimetrico? Voi pensate che noi conosciamo bene la batimetria perché avete usate estensivamente Google Earth, ma se andate a guardare la sorgente dei dati su Google Earth, che è questa mappa che si vede qui,
Ok, vedete questa mappa? Questa è la mappa da cui prende i dati Google Earth, che è quella a cui io fornisco i dati. In realtà di questa bellissima mappa, vedete quest'altra? Questa è la copertura ottenuta, la parte nera, questa al centro dell'Antartide. Queste strisciate nere in realtà sono la copertura multibeam esistente. Il multibeam è uno strumento acustico che ci permette di acquisire dati batimetrici a mare. In mare noi abbiamo una risoluzione più bassa dei dati che voi trovate a terra su Google Earth, perché il segnale elettromagnetico non permea la colonna d'acqua, esattamente come succede alla luce quando vi tuffate, dopo non c'è più luce, perché effettivamente l'onda elettromagnetica si propaga su si disperde sostanzialmente. Quindi dobbiamo usare i sistemi acustici, ovvero la propagazione del suono. I sistemi acustici occupano uno spazio notevole e vengono installati sulla chiglia della nave. Se voi guardate questa immagine, vedete la chiglia della nostra nave e queste sono le persone. Questo è il nostro multibeam, quindi è scandaglio multifascio 304, e quindi vi rendete conto della grandezza di questo strumentazione per poter acquisire dati a profondità che nel mio caso arrivano anche a 5680 metri. Tenete conto che per arrivare a profondità maggiori probabilmente vi serve una nave più grande di quella che la nostra, che sono 80 metri. Allora, cosa possiamo vedere con i dati di... No, vi faccio vedere questo perché vi parlo del record. Guardate che ce l'abbiamo qui il record. Allora, il record è qua. Questa è Baia delle Balene, dove noi abbiamo acquisito il dato. Allora, questa qui, che vedete più in basso, ne vedete due di linee rosse? Ok, questa in basso è quella acquisita nel 2017 e noi avevamo costeggiato il RIS, che sarebbe il Ross High Shelf, che è questo, ma ci eravamo andati proprio vicini al limite della navigazione. Quest'anno io volevo acquisire una linea adiacente, ma è spostata, è più verso il largo sostanzialmente. Sapete perché? Perché il RIS si è spostato, ma contrariamente a quello che voi potete pensare, non si è ritirato, si è spostato in avanti. Questo perché ci sono una serie di fratture che è comunque il ghiacciaio, una cosa viva che tende ad andare in avanti. Quindi questo risolve la questione del siete andati a Baia delle Balene perché si è sciolto tutto, ok? E in realtà noi siamo andati a Baia delle Balene perché abbiamo fatto qua delle calate di pesca, 1, 2, 3, e poi abbiamo fatto delle altre calate di pesca qui. I ragazzi hanno lavorato qui e quindi noi semplicemente abbiamo fatto un tratto in più e siamo andati, abbiamo battuto il record, perché ovviamente i ricercatori sono interessati a monitorare i punti più a sud. Sono stata chiara? Più o meno. Io, visto che hai parlato di pesca, hai fatto venire in mente la biologia, e quindi girerei immediatamente la parola a Giancarlo, eccolo qua, che ci parla della sua attività a bordo. Sì, io mi occupo in realtà di tutt'altro argomento, mi occupo di balene, di cetacee, quindi di animali particolari che vivono particolarmente in questa zona, che è una zona molto sensibile per la presenza appunto di specie molto rare, specie che hanno subito anche delle forti decimazioni a causa della caccia commerciale. Per esempio pensate alla balena otter azzurra, che è stata la specie di balena che è stata più in assoluto cacciata negli anni 30, 40 e 50, e poi per fortuna negli anni 80 è arrivata la moratoria della caccia delle balenottere, delle balene in generale, comunque della caccia dei cetacei, e questa specie pian piano sta ricominciando a crescere di numero. Pensate che adesso il numero è ancora molto molto basso ed è di circa 500.000 esemplari in tutto quanto l'Antartide, mentre prima era di un ordine di grandezza superiore, quindi almeno 10 volte superiore. Ci sono altre specie di cetacei che vivono in questa zona e che abbiamo studiato, con particolare riguardo un esempio che forse colpisce l'immaginario collettivo, è l'orca, o cosiddetta killer whale, impropriamente detta killer whale, che abbiamo studiato in questa zona con dei satelliti, quindi applicando dei trasmettitori satellitari sul corpo degli animali attraverso un sistema non invasivo, e questi strumenti hanno permesso di tracciare
lo spostamento e scoprire una migrazione di queste orche che dal mare di Ross, dove ci troviamo in questo momento, hanno preso una direzione verso nord, sono arrivati in Nuova Zelanda, dove poi hanno invertito la rotta per ritornare in Antartide. E questa migrazione nord-sud e sud-nord è legata a una esigenza fisiologica di rinnovare l'epidermide in zone dove l'acqua è più calda rispetto a zone dove l'acqua è molto fredda, come qui in Antartide. Grazie mille. Grazie a voi. Se avete domande, ovviamente siamo sempre qua a disposizione. Noi continuiamo. Posso dire ancora una cosa? Allora, no, che lui, Giancarlo, ci aiuta anche a fare l'osservazione dei se ci sono dei mammiferi intorno alla nave mentre dei cetacei, perché dobbiamo fare i lavori a mare. Lui ci aiuta anche a capire dove ci possiamo spostare senza dare fastidio agli organismi marini, che è una cosa molto importante. Perché questa è l'area marina protetta più grande al mondo. Sì. Questa è l'area marina protetta più grande al mondo, si chiama area marina protetta del mare di Ross, e all'interno di questa area marina protetta del mare di Ross vi sono delle zone importanti che vengono chiamate IMMA, cioè Important Marine Mammal Area, dove appunto si concentrano delle specie particolari come la balenottera azzurra, come dicevo prima, l'orca o altre specie di cetacei che qui svolgono buona parte del loro ciclo biologico. Okay. Allora io continuerei il giro dell'acqua. Manuel, ciao, ragazzi. Vi porta. Ma non è che va via Giancarlo, ecco. E Daniela, se avete domande, io sono a disposizione. Domande. Daniela, dai un bavaglierano. Esatto, ok, continuiamo con Manuel. Allora Manuel sì, vi porta nel wet lab. No, questo è sempre dry lab, ma adesso tra poco andiamo nel wet. Qua vi faccio vedere brevemente come si misurano i dati nella colonna d'acqua, quindi come si misurano i dati oceanografici. Abbiamo due strumenti principali che vediamo qua l'acquisizione dei dati. Sono i dati di tutti i profili della colonna d'acqua. Qua vediamo per esempio i dati di temperatura, salinità, ossigeno, fluorescenza, torbidità, cioè tutto quello che noi misuriamo attraverso i sensori nella colonna d'acqua facendo calare gli strumenti che dopo vi faccio vedere. Mentre qua abbiamo per esempio quello che misura la nave attraverso gli strumenti attaccati in scafo, come ha fatto vedere Daniela prima, e misurano la velocità delle correnti. Questo qua ovviamente è una misura fatta in precedenza. I colori rappresentano l'intensità della corrente misurata direttamente dallo scafo della nave. Ora andiamo velocemente di là nel wet lab, dove ci sono i colleghi che lavorano l'acqua che viene campionata con lo strumento che vi farò vedere adesso, che è lo strumento principale, anzi quello che state già vedendo lì nell'altro video, che è il CTD, cioè quello che permette di misurare quelle informazioni ma anche di prendere i campioni di acqua. Vedete che andiamo. Vai. Ciao. E qua abbiamo praticamente abbiamo il CTD, che è proprio lo strumento principale. Dovete immaginare che è composto da due parti principali. Là ci sono i sensori, là in basso, che riproducono le informazioni che vi ho fatto vedere poco fa, mentre queste sono invece le bottiglie che servono a campionare l'acqua alle varie quote. Come funzionano queste? All'altra. Scendono aperte. Per parlare, io faccio vedere. Ah, ok. Ha giusto un problema tecnico. Guardate le immagini di Stefano, le parole di Manuel. Le bottiglie che vedete lì scendono aperte proprio per permettere di raggiungere la massima profondità possibile del fondale in quel punto. Vengono chiuse elettronicamente, imprigionano l'acqua a una determinata profondità e la riportano su, così i colleghi possono fare le analisi in questo laboratorio, che è proprio il laboratorio umido, proprio perché si lavora. Mi sentite? Posso, scusate, si vede molto male, molto granuloso, chiamiamola così. O riuscite a chiudere un'altra telecamera, altrimenti temo che si veda veramente poco bene. Vi sentiamo bene, ma l'immagine è molto degradata. Ci sentono bene? Okay. Proviamo a chiudere la mia. Ok, chiudiamo un attimo. Prova a lasciare pure la porta aperta. Una porta aperta. Allora vi presento qua un collega, Tommaso Diociaiuti, collega che
si occuperà dei campionamenti dello zooplancton, microzooplancton e fitoplancton in acqua. Buongiorno ragazzi, come ha detto già Manuel, l'acqua una volta campionata viene raccolta da noi e tramite diversi apparati di filtrazione come questo, delle pompe che ci aiutano a filtrare l'acqua in mezzo ai filtri o anche questi da quest'altra parte del collega, noi siamo in grado di raccogliere diversi organismi e diversi campioni che ci permettono di misurare diversi parametri. In questo caso io con questo filtro riesco a raccogliere dei campioni per misurare la genetica. Sono male, quindi proviamo a raccontare molto. Per appunto per analizzare quelli che sono i contenuti genetici all'interno della colonna d'acqua, mentre invece con questo strumento si va a misurare quella che è la clorofilla, un dato che viene ripetuto con quello che è già fornito da Manuel e che però è con un'altra metodologia e ci permette quindi un confronto tra le due misurazioni. E poi il resto ve lo continuo a spiegare Angelo, caro tenuto. Ciao ragazzi, grazie Tommaso. Mi presento, sono Angelo della Federico II. Come già aveva introdotto il mio collega, noi ci occupiamo, almeno io mi occupo in particolare di fitoplancton, dello studio della comunità fitoplanctonica. Noi praticamente, grazie alla rosette con le bottiglie, campioniamo l'acqua a diverse quote in modo da andare a studiare sia la quantità che il tipo di fitoplancton che è presente. I fitoplancton sono delle alghe unicellulari che fotosintetizzano e quindi producono ossigeno in quantità enorme. Pensate che la metà dell'ossigeno che respirate viene proprio da questo. Soprattutto i poli sono importanti non solo per questo, ma anche perché, proprio come le piante, assorbono l'anidride carbonica e quindi sono dei forti accumulatori di anidride carbonica che la tolgono dall'atmosfera. Ma tornando al lavoro, vedete che io qui ho diversi imbuti nei quali... dove io fisso i miei campioni e in seguito li analizzerò in laboratorio. Con questo invece riesco a fare anche una stima di quali microorganismi stanno. Io vado a studiare quelli che sono i pigmenti, così proprio come le piante e le foglie, questi organismi hanno dei specifici pigmenti e a seconda della profondità, delle condizioni, posso trovare alcuni o altri. Allora, grazie mille Angelo. Prego. E se ci sono domande ovviamente non spariscono, noi andiamo verso il trail. Grazie Tommaso. Io volevo fare una domanda, se posso. Sì, certo. Liceo Preciren. Sì, no, ci chiedevamo se sono visibili anche in Antartide già problemi legati alle microplastiche o alle plastiche. Se l'inquinamento da plastiche... Plastiche e microplastiche? Sono visibili assolutamente, è possibile appunto noi molto spesso raccogliendo su questi filtri che hanno una porosità molto piccola ci troviamo di fronte a dei residui plastici, sono residui plastici che possono avere le più disparate fonti, quindi non è detto che siano dispersi in colonna d'acqua ma possono essere rilasciati ad esempio anche dai nostri vestiti. Noi abbiamo uno spettro di risoluzione molto ampio, quindi ritroviamo microplastiche, stiamo studiando quali siano le maggiori fonti che stanno inquinando i nostri mari. Grazie, grazie. Ci sono per caso altre domande? Per il momento no. Grazie. Ok, allora io li ringrazio, intanto andiamo di là nel RAI e ci avviciniamo anche un po' verso la chiusura del collegamento. Bene, abbiamo cominciato con me questo collegamento. Io sono il tutor dell'istituto di Modena. Franco vi ha detto che siete di Bologna, so che per un modenese essere detto di Bologna a volte crea qualche perturbazione, ma non disturbatevi. Un altro bolognese qua. Allora, io sono molto contento di come è andata la serata, sono state fatte delle domande molto interessanti, se ne avete altre noi siamo ancora qui per dare una risposta. Saluto anche l'Istituto di Trieste, insomma, in qualche modo a Trieste siamo legati perché noi abbiamo lavorato diverse volte su questa nave, abbiamo approntato alcune strutture, infrastrutture informatiche e abbiamo visitato la vostra bella città diverse volte. Quindi, diciamo così, c'è questa specie di gemellaggio.
Se ci sono altre domande, noi siamo qui per rispondervi. E eventualmente, per quanto riguarda il Corni, io dovrei tornare a metà marzo. Se può essere utile, magari ci vediamo direttamente di persona e vi posso raccontare come sono andate le cose. E aspettiamo qualche domanda, altrimenti io direi che arriviamo alla conclusione. Molto volentieri, se ti vediamo a Amalfi, eccetera, a fine spedizione, prepariamo le domande da farti a fine spedizione, questo è sicuramente. Una cosa ci tenevo a dire è che abbiamo visto la passione che mettete in tutto il vostro lavoro e devo dire che anche i ragazzi qui da noi sono stati particolarmente interessati, cosa margine che sembra non c'entri nulla, dovevamo fare l'intervallo a cavallo delle 10, non l'hanno fatto. Quindi li avete avvinghiati al video. Un'altra domanda, allora. Un'altra domanda subito. Adesso lo fanno doppio. Adesso fanno un'ora di buco. Buongiorno. Okay. Volevo chiedere se avete fatto qualche scoperta appunto rilevante o comunque molto interessante in queste spedizioni negli ultimi periodi. Sì, sicuramente sì. Io lascerei la parola la prima battuta, esatto, al coordinatore e poi anche agli altri ricercatori. Ma dicevi in questa spedizione o nelle in generale nelle spedizioni che abbiamo fatto? Particolarmente in questa spedizione. In questa spedizione io non c'ero. Allora, io non ero nel primo leg, cioè nella prima parte della spedizione e quindi non so ancora bene che cosa sono riusciti a raccogliere i ricercatori del primo periodo. Certo che qui sempre ogni dato che viene preso è una novità, quindi qualsiasi pezzetto di conoscenza che viene acquisito durante, diciamo, la spedizione è molto importante, perché come vi dicevo prima, molto di quello che si fa in questa spedizione non è conosciuto. E quindi, ad esempio, a terra c'è una, non so se ne avete sentito parlare, c'è una spedizione che si chiama Epica, che stanno facendo un carotaggio, stanno cercando di prendere una carota profonda di ghiaccio dove si possono trovare delle particelle sia atmosferiche di vario tipo, che ci possono dare delle informazioni molto importanti, anche delle bolle, delle particelle all'interno delle bolle del ghiaccio, che ci possono dare informazioni su un'atmosfera antica. E quindi, quando riusciranno, stiamo portando sulla nave, ci abbiamo nei congelatori queste carote, e quindi quando riusciranno ad arrivare a casa e essere studiate, daranno delle informazioni molto importanti. E poi anche gli altri ricercatori che hanno fatto ricerche oceanografiche nel primo periodo hanno raccolto nuovi dati che gli consentiranno di fare un'analisi statistica e quindi di nuovo porteranno delle buone conoscenze. Però Laura, c'è anche un'altra cosa molto interessante, che nei prossimi giorni, se il ghiaccio lo permette, andremo per la prima volta a fare una raccolta dati molto intensiva all'interno di una baia che si trova a qualche decina di miglia da qua, in cui negli anni sono stati fatti vari tentativi ma non si è mai riuscito a acquisire dati di una certa rilevanza. Quindi quest'anno, insomma, puntiamo a riuscire ad arrivare in questa nuova area. Quindi sì, come vi dicevo, è esplorare nuove zone incontaminate, perché appunto non c'è mai andato nessuno, non c'è mai andato l'uomo, e quindi senz'altro ci saranno delle grosse novità. Chiaro. Salutiamo, sentiamo se c'è un'altra domanda. Ci sono altre domande? Se abbiamo risposto. Avete già risposto a tutte, secondo me, siete stati veramente molto in gamba tutti, complimenti. Grazie mille. Allora, grazie anche da parte nostra, molto bravi, complimenti per il lavoro che fate, siete un esempio da seguire, grazie. Grazie mille. Allora io ringrazio voi. Magari negli anni prossimi. Allora, un saluto a tutti quanti da noi. Ciao. E anche a loro. Saluti a tutti, buon viaggio. Ci vediamo presto, Modena nel cuore. Come sempre, eccolo lì. Un saluto.